Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati sul canale di coppia Davide e Chiara Channel. Bene, oggi è arrivato il momento di montare il mobile di IKEA, che è arrivato ieri, però non stavo tanto bene, allora l'ho rimandato a oggi. Niente, vi farò vedere passo a passo come si monta un mobile. Non è tanto difficile, non è tanto facile, ma per chi ha le prime armi. Io faccio un tutorial passo a passo, appunto, come vedete, inserire i vari tasselli di legno, le varie viti da vitare e tutto quanto. È un lavoro non tanto lungo, per chi piace il fai da te è bello fare questi tipo di video qua. E che altro posso dire? Fa caldo, però facendo questo video devo tenermi sulla maglietta. C'ho anche il pelo qua, vedete, ragazzi. Bene, adesso giriamo l'inquadratura e andiamo a vedere come si monta un mobile. Ci vediamo. Ragazzi, qua è tutto. Questo qua è il mobile, binari, questi qua, questo qua, quelli lì sono i vari pannelli, questi sono i cassetti, le ante, questi qua sono. Frontalino davanti che poi ci andrà la E questo è il maniglia. Le frontalino di quello piccolino. maniglie sono lì. Più Maniglie qua, viti qua. avanti le cambieremo con quelle Mi oro. sono messo già preparato là sui panni sporchi il lavitatore. Qua mi sono preparato il cacciavite perché mi servirà anche questo. Non fate caso al casino che c'è sul comò, ma abbiamo dovuto spostare tutto qua per realizzare, cioè per fare la struttura qua. Mia moglie qua ha passato tutto il Dyson, l'aspirapolvere, tutto bello pulito. Pulito anche il pavimento, infatti vedete come luccica. Speriamo che questo orologio qua non venga toccato per l'ennesima volta. Non penso, nel caso lo sposti un po' più in alto. Bene ragazzi, ho preparato intanto i 5 binari che andranno fissati qua dove ci sono gli appositi buchi. E adesso mia moglie gentilmente mi passa le viti. Ragazzi, io per comodità uso l'avvitatore preso da IKEA. Questo è il pacco di viti e adesso. Mi interessa questo mobile che sto andando a montare, che poi vedrete come sarà finito. Ci sarà nel Si titolo, poi la chiama descrizione. Sun Jesad, se nel caso vi può interessare. E il titolo Quello da sarà, sei cassetti. infatti il titolo sarà Sun Jesad, armadio 6 cassetti. Andiamo a mettere le prime tre viti. Allora, questa non la dico tanto perché se vado a stringere alla fine. Ecco, una volta messa anche la terza, poi si può andare a stringere. Quando sentite questo rumore qua è perché sono fissati. Ora intanto che mi modifico tra gli altri vado a fissare. Tieni, aspetta un attimo amore, perché il video non si vede. Allora. Ecco fatto. Quelle tutte sono? Mi sa che altro, c'è l'altro qua. Beh, adesso vediamo. Intanto procediamo con queste. Ecco ragazzi, questo è il secondo pannello, però stavolta i binari, la rotella, vedete che va in fuori in alto. Non va più giù, ma va capovolta in Tieni, alto. queste qua sono tutte le viti. Ok. Facciamo questo passaggio, che tanto è lo stesso dell'altro, ci vediamo dopo. Bene ragazzi, adesso andiamo a mettere queste viti qua nei buchi
predisposti, ma quelli piccoli che sono 1, 2, 5 in totale, 4 e questo qua in fondo 5, che piccolino. Entrambi i pannelli andiamo a fare la stessa identica cosa. Vi faccio vedere il primo e poi proseguiamo con gli altri. Adesso mia moglie gli passa l'avvitatore. Questi sono molto ma molto facili da mettere. Come potete vedere, questo qua è un gioco da ragazzi proprio. È più faticoso mettere le viti piccole perché io ho le dita grosse. Questo va qua, sempre in buchi piccoli ragazzi, perché in quello grande non va bene. Questo è l'ultimo che va messo qua. Ecco, adesso la stessa operazione andiamo a fare in quell'altro. Ma ragazzi, adesso andiamo a inserire questi piedini dove ci sono i suoi due buchi. Non è difficile. Tac. E ora questi due pezzi di legno che non ho mai capito il nome, li andiamo a inserire, vedete, grande e piccolo, sempre nel piccino. Uno. E dall'altra parte mettiamo sempre nel piccino. Ora tolgo questo, ragazzi, che ho già messo le viti, però devo ripartire da quell'altro. Ci vediamo dopo. Bene ragazzi, ora che ho messo questo qua di legno, questo qua andrà qua, in quello grande andrà la vite. Guardate, facilissimo da montare ragazzi. Ragazzi, lo stesso procedimento che ho fatto qua lo devo fare di là, ma con questo qua più stretto. Ecco fatto. Ora ragazzi, questo qua che è uguale a questo va messo per così. Stesso lavoro, stesso procedimento, voilà. Questi qua praticamente servono per andare a stringere le viti che ho avvitato. Tieni. Ok. Ragazzi, li vedete questi qua? Sono tappi che vanno avvitati qua per stringere questo pezzo di legno. Naturalmente ci vuole il cacciavite. Adesso vi faccio vedere questo qua e poi vado avanti con i restanti. Cacciavite a taglio, vedete? È stato fissato e ora procediamo con gli altri. Ci vediamo dopo. Ragazzi, questo pannello, non vedete questi buchi, vanno messi internamente, cioè che guardano di qua. Lì. E li andiamo a fissare qua. Vedete? Ora qua, stesso lavoro di prima, andiamo a mettere i suoi tappini. Ora ragazzi, andiamo a mettere questa come posso chiamarla? La barra di ferro in questi due buchini qua. Si vedono? Andiamo a centrarli. Facciamo un bel lavoro. Allora, avvitatore che mi vada ad aiutare di più facile così. E la seconda. E voilà. Ora vado a mettere questi due pezzettini di legno sempre nei buchi piccoli, che in questo caso andare a cercare un po' un casino. Penso di averlo trovato. 1 e 1, 2. Sono andato a inserire due tassoni, questi cosi qua di legno, nei buchi sempre piccoli. E adesso si va a inserire il pannello per chiudere il primo pezzo. Aspetta, qui c'è. Aspetta. È uscito qua. È uscito. Aspetta, adesso. Fammi incastrare di qua. Boh, ora andiamo a schiacciare. Ecco fatto. Ora ragazzi, dove ci sono tutti questi buchi qua? Questi qua? Vado a mettere questi per andare a stringere. Allora, è stata ribaltata la struttura dopo aver fissato tutti questi qua. Adesso con le viti vado a fissare la barra di ferro che avevo fatto solo da un lato. Siamo qua.
Ho preso il primo divisorio per dei due cassetti piccoli. Sono andato a infilare sempre nei buchi piccoli questi bastoncini di legno, chiamiamoli così. E ora ho preso il binario che lo vado a fissare sia da una parte che dall'altra. Ora in mezzo e poi andiamo a stringere. Adesso ragazzi ho fissato questo binario, ora lo giro così e vado a mettere l'altro binario così, stesso procedimento di prima. Ora rimane l'ultimo pannello che era rimasto nella scatola e andrò a assemblare nei buchi piccoli sempre queste viti qua. Sono 6 viti sempre nei buchi piccoli, quindi ragazzi mi sono dovuto appoggiare il letto e alla struttura. 2 pannello piccolo, prendiamo questo qua, andiamo a infilare qua in mezzo. Aspetta un attimo. Ok, giusto, vai. Okay, questo qua andrà a fare da divisorio. Okay. Ora andiamo a chiudere i buchi e rifissiamo col cacciavite che non so dove ho messo, ragazzi. Là, me lo passi, amore? Tieni, amore. Grazie. Vi posso assicurare che, meno male che non è complicato, ma dopo un po' fa male la schiena, le gambe. Però per soddisfare la propria moglie questo ed altro. Grazie. Perché l'amo da morire, allora anch'io faccio questo, altrimenti non l'avrei fatto, ragazzi. Garantito come il limone. Come il limone? Sì, non lo so cosa sto dicendo. Ecco fatto, vedete, questo è il divisorio. Ragazzi, ora andiamo a mettere i piedini come questo qua in questi buchi qua rimanenti. Questo è il lavoro più facile che c'è. Non serve neanche il martello, ragazzi. Vedete? Basta premere piano. E voilà! Fatto. Ora vado ad alzare il mobile per inserirci il pannello in modo che con questo lo chiudo e poi passeremo ai cassetti. Ragazzi, lo sto alzando piano piano, lo giriamo di qua, vi faccio vedere proprio la struttura messa in piedi, che poi andrà rigirata. No, adesso vai a mettere il pannello. Adesso mettiamo questo bel pannello qua, ovviamente dentro sarà bianco, dentro è bianco perché fuori va di là. No, è grigio dentro, fai vedere. Ah, è grigio, guardate, e ci sono i suoi binari. Andiamo giù piano piano, perché questo si sa che è compensato. E ora andiamo a fermare il pannello con le appositi, non sono viti, sono ganci di plastica. Fagli vedere, sono questi. Aspetta, come cazzo penso? Che sono questi, insomma, un po' più strani. Questo va inserito dentro questo, deve mettere questo e poi questo dentro. Allora ragazzi, sono andato a fissare il pannello con le apposite viti a gancio e anche i lati. E ora vado a chiudere il coperchio con gli appositi ganci di legno e bastoncini, scusate, qua così. Devo... Allora, 1, 2, 3. Ok, vi ricordo che non serve martello. Ecco qua, ora vado a mettere questi per fissare il tutto nei buchi, che qua, 2 buchi di qua, 2 buchi di qua, e vado a fissarli tutti, vado a agganciare bene.
Bene ragazzi, la struttura finalmente è completata, ma non è finita perché ora ci vanno. Dobbiamo montare l'orologio, va bene. L'orologio sì, mia moglie è proprio c'ha occhio, c'ha ragione sempre. E ora ragazzi vado a montare i cassetti rimanenti. Vi faccio vedere un cassetto a campione e poi vi faccio vedere tutto completo. Adesso vi faccio vedere un cassetto e poi procedo con gli altri perché è uguale per tutti. E sia piccoli che grandi il lavoro è lo stesso. Vado a mettere questi due pezzi di legno che non so come si chiamano nei fori, quelli piccoli sempre. Uno e uno, due. E dall'altra parte. E ora anche di qua. Ta. No, di qua no, l'altro devo prendere. Qua. Ho sbagliato, sempre un quello piccolo. Uno e uno, due, avete visto? E ora andiamo a mettere, ora in questo pannello ci andrò a mettere queste quattro viti che mi cadono sempre dalle mani, sempre nei fori quelli piccoli, cioè 1, 2, 3 e 4. Ora ragazzi andiamo a mettere questi specie di tasselli che vanno così, proprio semplice semplice, che tengono fermi i laterali. E ora sempre questi, andiamo a mettere per fissare il cassetto. Sì, ma guarda qua! Ragazzi, primo cassetto completato, lo vado a inserire. Eccolo qua. Questo è il mio cassetto. Ora procedo così per i restanti cassetti perché la procedura è la stessa. Ragazzi, la cassettiera è terminata. Guardate qua che bella. Sopra abbiamo messo questo per vedere come stava. Ho dovuto perdere tempo con questo cassetto, ragazzi, perché io ho messo il pannello dalla parte grigia
e sono stato 3 ore perché non si chiudeva. Allora mia moglie mi fa: ma non è che va dall'altro lato? Io no, alla fine come sempre aveva ragione lei, perché la parte bianca qua, la parte grigia sotto. Comunque è venuto bello, abbiamo perso tempo a montare solo quel cassetto lì perché non si capiva. Adesso mia moglie gli darà una bella pulita fuori e dentro, perché giustamente toccando di tutto quanto le ditate gli ho lasciate. Fateci sapere sotto il primo commento se sta bene questo cassetto qua con scritto Love che gli ho regalato. Secondo me sta bene, dai. Ma forse un po' più indietro? Magari mettendolo attaccato al muro, così fa shabby chic. Shabby chic no, però sì. Vabbè, ovviamente c'è da togliere quello spray che sta malissimo. Sì, infatti questa cosa qua che vedete andrà sistemata, tranne la PlayStation, gli sposini, e le varie robe che sa mia moglie, quelle che deve lasciare o no. La lavagna quella lì, non sappiamo, magari sopra lì. No. Bene amici, questo video finalmente è terminato. Spero che vi sia piaciuto. Vi abbia intrattenuto il montaggio, come è stato montato passo a passo, mia moglie che mi aiutava a passare le viti e tutto quello che serviva. Io vi auguro una buona serata, mi raccomando iscrivetevi in massa al canale di Coppia Davide Chiara Channel, al canale Chiara d'Alessandro, al canale Chiara d'Alessandro SMR. Io vi auguro una buona serata, solito bacione, solito IA e ciao.